Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel nostro 26esimo episodio con la Master League, signori, con la Roma. Signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo che sto registrando anche questo episodio in rapida successione a quello di ieri, quindi non ho potuto leggere i vostri commenti e i vostri suggerimenti che mi avete dato, ma vi ringrazio ancora e vi invito a darmi altri suggerimenti e altri consigli sia per gli acquisti che per tutto quello che vi passa per la testa. Io dal prossimo video riuscirò a recuperare tutti i vari commenti e piano piano mi rimetterò a pari. Detto questo, signori, noi vediamo dallo scorso video in cui abbiamo pareggiato in una maniera rocambolesca con la Fiorentina, abbiamo mantenuto il secondo posto a pari punti con il Parma. E siamo a 2 punti dal Dortmund. Quindi, signori, ce la giochiamo ancora, ce la giochiamo ancora. Restano le ultime 2 partite, se non sbaglio. Se non sbaglio, restano le ultime 2 partite. Sì, contro il West Ham e l'Atletico sì, l'Atletico Madrid e l'Ajax, signori. Una un po' più particolare con il West Ham e con l'Atletico con l'Ajax dovrebbe essere una passeggiata, signori. In tutto questo volevo farvi vedere il capocannoniere che è Babangida con 23 gol, Henry con 20, ma giustamente perché già li aveva fatti quelli con l'Arsenal, e assist man, sempre lui, Babangida al secondo posto con 10. Quindi diciamo non sta andando male l'acquisto di Babangida. Detto questo, procediamo con l'incontro, signori. Quindi, se non ricordo male, giochiamo contro il West Ham. Altra partita da vincere per mettere un attimino in cassaforte il risultato del secondo posto. Ma penso che ci giocheremo tutto praticamente all'ultima partita con l'Ajax. Penso di sì. Se faccio utente, ah, stavolta gli piace. E come gli piace a lui praticamente, come gli gira lui. Allora, Espimas l'andiamo a mettere al posto di Harry. Harry prende posto di Miranda. Miranda prende posto di Ximenes. Ximenes esce per Totti. Babangida esce, entra per Castelo. E chi manca? E Cellini lascia il posto a Vorlanden. Mi fate giocare Eggditon, il pelatone. Mi sta simpatico. Eggditon al posto di no, Eggditon sulla destra al posto di Jorga. Era il pelatone, dai, si è guadagnato il posto da titolare per una partita. West Ham, signori, ci può bastare nuovamente il pareggio? No, no, non ci può bastare il pareggio, dobbiamo puntare alla vittoria, signori. Abbiamo fatto uno stop contro la Fiorentina dopo 2 prestazioni impressionanti contro Arsenal e Dortmund, in cui abbiamo fatto capire che possiamo starci fra i grandi. Mamma mia, che brutto fallo subito così a inizio partita, giallo per Stromer. Ho temuto che me lo buttasse fuori, conoscendo il gioco, ho temuto che me lo buttasse fuori e invece ci è finita bene. Invece ci è finita bene. Punizione subito sulla barriera dalla parte del West Ham che poi sta cercando di giochicchiare. Noi non riusciamo a tenere un pallone che sia uno, porca miseria. Ci riusciamo adesso con Totti che recuperiamo il pallone. Totti, Totti, Totti si è allargato. Totti, Totti, Totti capisce che quello non è la sua fascia. Totti per Henry. Henry per Babangida che si gira. Il Bamba al limite. 1-0 della Roma, signori. 1-0 della Roma sull'Arsenal, sul West Ham. 1-0 della Roma sul West Ham. Passaggio di Henry e Babangida, appena entrato in area di rigore, sfodera un destro impressionante. Roma 1, West Ham 0. Purtroppo le big ci fanno uscire il sangue praticamente. Le big ci fanno uscire il sangue. Eggditon, grandissimo. E trova anche. Mannaggia, aveva cercato Babangida con un passaggio difficilissimo, ma Valeri. Grandissimo movimento, Totti non riesce però, Totti non riesce, attenzione, tunnel, sì tunnel, corridoio centrale, Lucic la recupera, Babangida si fa anticipare. Dov'è Valeri? Scusate, mi manca un certo Valeri su questa fascia, mi manca un certo Valeri su questa fascia che si è trasformato difensore centrale. Niente, attenzione, il West Ham non ci sta, il West Ham è partito a pallettoni, la vuole pareggiare il West Ham. Ma non hanno capito niente, signori, hanno una Roma che ha il sangue fra i denti. C'è una Roma contro che ha il sangue fra i denti. Attenzione a ricerca il movimento fra due, ma non gli riesce. Non gli riesce. Un Henry che è partito a pallettoni e noi gli diamo il gol del pareggio. Mannaggia, Coddicanio. Coddicanio. Perché il nostro portiere si è avvilito? È stato un errore completamente del nostro numero 17. Niente da fare. Ho fatto uscire troppo tardi Ivanov. 1-1 fra West Ham e Roma. 1-1 fra West Ham e Roma. Babangida si ferma, non vuole partire troppo. Babangida, no, Babangida mio, che cazzo la facciamo? Con cui cinquettiamo col pallone. Brutto fallo a centrocampo di Miranda che si prende anche lui il giallo. Si prende anche lui il giallo. 1-1 fra West Ham e Roma. Per
Partita ancora apertissima. Totti, 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 Totti. L'apre subito per Babangida. Babangida che ha le praterie. Parte il Bamba, ancora lui. Parte, partito il Bamba e... Calcio d'angolo, calcio d'angolo. Non capisco perché Babangida si sia buttato a terra, però va bene. Miranda, Miranda per Vorlanger, che riesce a girarsi. Vorlanger, Vorlanger, Vorlanger. Vede Stromer, che dal nulla ci prova Stromer! Ci prova Stromer! Roma 2, West Ham 0! Grande così, signori! Incredibile! Stromer, piano piano, forse nemmeno lui ci credeva in questo tiro. Ha trovato il 2-1 per la Roma. Roma nuovamente in vantaggio. Roma nuovamente in vantaggio. Vediamo se questa volta il West Ham si farà nuovamente prendere dal fuoco. Valeri, 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 non siamo riusciti a tenerlo. Va bene, riusciamo però a spazzarla. Non riusciamo a spazzarla minimamente. Ancora colpi di testa, niente. Di testa le pigliano tutti loro, signori. Io non so che cazzo da inventarmi. Io non. Di testa le pigliano tutte loro. Comprerei uno Stam solo per metterlo proprio a centrocampo. Dai, però sono pure più veloci nei rimpalli. Porca miseria, infame. Guarda lì come è libero. Mamma mia, Eggdon, Eggdon, Eggdon. No, vabbè, sì, però se li lasciamo le corsie libere, che cazzarola, però. Mamma mia, che nervosismo che mi sta attaccando. Se li lasciamo le corsie libere, è logico che loro riescano a segnare. Ma Babangida non ci sta. Sbagliare questi gol mi dà ancora più fastidio di quelli che prendiamo praticamente. Perché sono gol fatti, porca miseria, sono gol fatti. Arri, arri, attenzione, arri, 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 lancia il Bamba che entra in aria! 3-2 della Roma sul West Ham. Babangida, doppietta personale e torna all'assist. Thierry Henry si sveglia. Si è svegliato Thierry Henry, ancora l'angoletto. È sempre quello, è sempre quello. Battezzato su tre gol, tre gol su tre, tre gol su tre, su quell'angoletto. Niente da fare, niente da fare. Il portiere ancora non ha capito che deve stare un poco più spostato. Eggdon, grandissimo il salvataggio di Eggdon, che poi cerca Ivanov, che aspetta fino all'ultimo per crossare sto pallone. Stavo rischiando. Attenzione ancora, il West Ham, il West Ham, il West Ham, il West Ham a bomba. Nuovamente pallone centrale, questa volta viene salvato. Attenzione, attenzione, Totti, Totti, Totti cerca di mettere ordine. Ci riesce il Francescone che cerca Vorlanger, che cerca Babangida, che si gira, che cerca Henry, che cerca Espimas, 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 entra in aria Espimas! 4-2 della Roma sul West Ham. Espimas! E questa è una gran bella gioco di squadra. Gran bella giocata di squadra, signori. Gran bella giocata di squadra. Babangida appena Henry. Per Espimas 4-2 della Roma su West Ham. La Roma mette un chiaro segno in questa partita. No, porca miseria, abbiamo riconquistato il pallone, ce la siamo fatti fregare nuovamente. L'ho vista dentro, l'ho vista dentro. Al 36esimo del primo tempo, 6 gol. Calcio spettacolo, calcio spettacolo. Eggdon, vediamo che cosa si inventa, cerca Espimas. Buono il passaggio, attenzione, con calma, Vorlanger. Vorlanger perde un pallone sanguinosissimo in una parte di campo in cui non vanno persi i palloni. Eccoci, Valeri scivola. Buono, colpo di testa. Totti però non riesce a... Attenzione, ok, attenzione, ok, Totti, 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 con calma. Con calma la Roma ha riorganizzato il possesso palla. Se ne va Babangida sulla fascia. Babangida, Babangida, Babangida è partito. Babangida è partito, Babangida è partito. Rientra. Mannaggia, non mi riuscivo, volevo rientrare un altro poco per poi passarla. Mannaggia. No, Babangida, che brutto fallo che hai fatto. Che brutto fallo. Rosso per Babangida, signori. All'ultima di campionato non avremo il nostro goleador. All'ultima di campionato non avremo il nostro goleador. In tutto questo l'abbiamo perso anche in questa partita. Stiamo vincendo 4-2, è vero, ma siamo senza la nostra freccia sulla fascia. Siamo senza la nostra freccia sulla fascia. È un problema, è un problema. È un problema perché dobbiamo un attimino. Stiamo scherzando che gli abbiamo regalato sta situazione. Boh. Mister, non stiamo facendo dei cambi perché devo un attimino pensare, signore. Devo un attimino pensare. L'espulsione di Babangida non me l'aspettavo. E questi trovano il 4-3. E questi trovano il 4-3. Si sono rinvigoriti. Si sono rinvigoriti, signori.
Che facciamo? 4-3 alla fine del primo tempo. Abbiamo perso l'uomo su quella fascia. Abbiamo perso l'uomo su quella fascia. Chi ci metto io? Ci metto Totti? Ci mettiamo Totti, signori. Ci mettiamo Totti. Modifichiamo un attimino le posizioni. Mettiamo Totti un pochino più indietro ed Espimas un pochino più indietro. Diciamo così, Totti non sa fare quel ruolo, però ce lo teniamo lì, signori. Ce lo teniamo lì. Mi serve trovare un giocatore pronto su quel lato. Occhio perché, signori, già uno ce l'hanno recuperato. Uno ce l'hanno recuperato e non. Totti mio, che cazzarola fai? Ma che razza di passaggio era? Ma che cazzarola di azione era? Ma porca miseria. Egdithon la recupera lui. Egdithon decide di andare. Egdithon cerca Espimas ci prova e guadagna un calcio d'angolo. Grande così, grande così. Grande Espimas. Miranda per Egdithon che riesce a girarsi su se stesso. Egdithon cerca Tarri che guadagna un altro calcio d'angolo. Un altro calcio d'angolo. Ancora Miranda per Egdithon che riesce a girarsi. Per Egdithon che riesce a girarsi. Attenzione, no. Perdiamo un pallone stupidissimo. Attenzione a Dušić. Dušić. Aspetta che si liberi il compagno. Attenzione, Spimas. Non vuole perdere il pallone. No, lo perdiamo lo stesso. Lo perdiamo lo stesso in maniera bruttissima. Bruttissima. Loro sono liberissimi di arrivare. Oh, mamma mia, l'ho vista dentro. Al nono minuto, l'ho vista dentro. È una partita in cui soffriremo tantissimo. Sì, Egdithon, però un po' più di ferro devi mangiare, perché mi servono dei passaggi un po' più concreti. Giriamo da una parte all'altra del campo, cercando di tenere il possesso palla. Mamma mia, ricordo le prime partite, quando non c'era il Bamba, che soffrivamo tantissimo, però Espimas riesce a creare un break. Espimas riesce a creare un break, che conquista il calcio d'angolo importante. Miranda, ancora per Egdithon, che riesce a girarsi. Egdithon. Mannaggia te a chi non te lo dice pure, ma porca miseria, ma riusciate a fare un passaggio giusto? Uno che sia uno, porca miseria, uno che sia uno, mannaggia a chi vi fa giocare. Ancora Sinclair, la palla che riesce a essere crossata, e Shivanov, sedicesimo, paratona volante di Ivanov, tienila lì tutto il tempo che puoi. Più tempo la puoi tenere, più è meglio per noi. Attenzione ancora, Eddington che cerca Espimas, che però questa volta è chiusissimo. Miranda, era Miranda? Non lo so. Ricordiamo che già abbiamo un uomo in meno, signori. Abbiamo due giocatori pesantemente anche ammoniti. Espimas, se ne va. Espimas cerca il cross per vie centrali, cross che non serve a nulla. Conveniva a perdere un po' più di tempo. Valeri, no, Valeri mio, che cazzarola fai? Follo di numero 11, che cazzarola, non me lo ricordo, però ci grazia al 22esimo. Graziati, calcio di punizione. Attenzione ancora, West Ham al limite dell'area. No. Mamma mia, sofferenza. Tienila lì, Ivanov. Abbiamo bisogno di questi 3 punti come loro. Egdithon trova Espimas che riesce a partire su quella fascia. Espimas dal nulla cerca il traversone. Buono. Calcio d'angolo per la Roma. Miranda per Vorlangen che riesce a girarsi. Vorlangen. No, no, che cazzo, chi è stata a fare sto tiro stupidissimo? Egdithon Miranda, Espimas che nuovamente accelera, cerca il fondo, Espimas parte il traversone. Totti si è fatto anticipare sul più bello, però non riusciamo a riconquistare il pallone al centrocampo che lo perdiamo di nuovo. Sinclair cerca ancora lui di ripartire su quella fascia, ma noi riusciamo a metterla fuori al 32esimo. Attenzione, ancora, ok, sbagliano anche loro, signori, sbagliano anche loro. Egdithon per Miranda, Egdithon fa il movimento, Miranda però non si capiscono i due, no, un pallone no sanguinoso di più, signori. Egdithon, che cazzo non la fai, Egdithon,
C'hanno lo spazio per crossarla e c'hanno lo spazio anche per tirare al 35esimo. West Ham ci sta provando, la Roma sta tenendo, ma se fa questi errori così la Roma non c'è. No, 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 signori, ma che cazzo ne abbiamo. Mamma mia, la rimessa al fondo al 38esimo. Poz, cosa si è mangiato? E Ivanov per Egdon la deve girare per Miranda, per Espimas che la tiene lì. Espimas per Miranda, la apre per Valeri, la apre per... Cioè i passaggi semplici, signori. Niente, dovevano palleggiarla per forza, attenzione, la palla arriva a Espimas che decide di andare su quella fascia, Sinclair torna velocissimamente, ma Espimas è già partito, siamo al 42esimo, signori, parte rimessa dal fondo, rimessa laterale per la Roma, 43esimo, bisogna semplicemente tenerla, Espimas per Egdon che decide di tornare indietro, Egdon sta perdendo tempo, 44 minuti di recupero, attenzione, la Roma sa che deve tenerla lì, la palla è arrivata a Totti che accelera, Totti parte un traversone, Parari, palla però, insomma, minuti di recupero, finisce! Mamma mia che sofferenza della Roma, mamma mia che partita sofferta, signori, che partita sofferta, in 10 contro 11 siamo riusciti a resistere alle bordate del West Ham e ci portiamo a casa 3 punti importanti. In tutto questo 14 tiri in porta per il West Ham, 8 per la Roma. In tutto questo l'Amsterdam ha battuto il Rio de Janeiro, il Dortmund batte il Parma e la Fiorentina batte l'Arsenal, signori. Questo vuol dire promozione, gol di Babangida, Stromer, Babangida ed Espimas. 3 assist di Henry e 1 di Vorlander. Va bene così, signori. Attenzione, se non sbaglio questo vuol dire promozione. La sconfitta della Parma nei confronti del West Ham. Siamo a 36 punti. Abbiamo 3 punti di vantaggio sulla Fiorentina, signori, che ha pari punti col Parma. E noi l'ultima ce la giochiamo contro l'Ajax, senza Babangida. Questo sì, senza Babangida, ma... in 11 contro 11 contro l'Ajax, signori, penso che potremmo anche riuscire a farcela. Detto questo, signori, io per questo video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto, e noi ci vediamo sempre qui per un prossimo episodio. Bella raga, che sarà l'ultimo episodio di questa prima stagione, e poi se riusciamo a ottenere la promozione in Serie A partiremo, signori, a cannone per la prossima stagione. Detto questo, ci vediamo sempre qui, raga, bella, ciao.